Bentornate e bentornati a un nuovo appuntamento dedicato alle elezioni amministrative per il Comune di Verona 2022. Oggi in studio con noi Martina Liviero, candidata per Traguardi. Benvenuta. Grazie, grazie per l'invito. Buongiorno. Allora, una passione per la politica che nasce non tanto tempo fa, però nell'ambito del volontariato, nei quartieri c'è sempre stata. Poi l'incontro con Traguardi e si è accorta, insomma, che i valori erano comuni. Assolutamente, sì. Io sono, diciamo, frequento il gruppo di Traguardi da un paio di anni, prima come semplice volontaria, adesso come membro del direttivo e attiva nell'area della comunicazione e della raccolta fondi. E con Traguardi ho trovato una sinergia di intenti e di valori che hanno sposato, diciamo, la mia esperienza prima universitaria e adesso nell'ambito lavorativo della comunicazione e del digitale. Lei lavora per un grande gruppo internazionale qui di Verona e si occupa appunto di comunicazione. Ha messo a frutto queste sue competenze proprio per il movimento. Tra l'altro si occupa, come ha detto, di fundraising, di raccolta fondi e Traguardi ha sfruttato molto bene questa nuova opportunità offerta anche dal web. Assolutamente, sì. Diciamo che riuscire a coniugare i propri valori, le proprie competenze e le proprie energie che trovano sinergia con quelle appunto delle tante volontarie e volontarie del movimento ha permesso sì che io potessi avere anche un impatto, diciamo, nell'ambito appunto del sociale grazie all'esperienza di Traguardi. Sui social e anche sul web siamo molto attivi grazie anche a tutto un gruppo di lavoro che abbiamo, tramite il quale siamo anche riusciti a organizzare e sostenere una campagna di raccolta fondi, dato che il movimento è un movimento civico e quindi siamo completamente, diciamo, autofinanziati e per cui l'impegno del singolo e della comunità è assolutamente centrale, quindi anche simbolo del nostro metodo partecipativo che abbiamo applicato anche ai nostri finanziamenti. E tra l'altro a livello di comunicazione avete lavorato bene perché siete riusciti ad avvicinare molti giovani e sappiamo quanto sia difficile coinvolgere le fasce più giovani della popolazione oggi. Assolutamente. Traguardi, siamo molto orgogliosi, ha nelle sue liste una media e di età degli di under 35 a maggioranza femminile e questo ci dà l'opportunità di avere tante e tanti volontari presenti su tutto il territorio di Verona. Vi definite anche cittadini d'Europa un po'. L'Europa per voi è una seconda casa. Lei stessa ha fatto un'esperienza all'estero e può confermare che la vostra generazione non può fare a meno del continente europeo, dell'Unione Europea e delle opportunità che offre. Assolutamente, sì. Io ho avuto la fortuna di vivere anche un'esperienza Erasmus a Monaco di Baviera con l'università e sono andata direttamente nella facoltà di economia, quindi seguendo i miei studi e le mie esperienze. Quella secondo me è stata un'esperienza molto formativa per me, dalla quale ho portato a casa anche input e idee su cui ragionare e poi mettere in pratica e nel concreto nella mia vita quotidiana qui a Verona e che poi ho ritrovato anche come elemento, diciamo, di comunione con Traguardi per i suoi valori e i suoi principi. Ha trovato, diceva, in Germania, una città, a Monaco, insomma, un sistema efficiente. Qualcosa si può copiare anche per la nostra Verona? Assolutamente, sì. L'università che mi ha ospitato ha avuto fin da subito un approccio estremamente aperto, concreto, molto organizzato e anche nell'organizzare la vita, diciamo, degli studenti entranti nell'università. Soprattutto la vita quotidiana in università e la presenza di spazi aperti anche appunto in orari e in tempi aperti, quindi fasce orarie molto molto Magari ampie, serali serali oppure. assolutamente e ben collegate con i mezzi pubblici, dava l'opportunità agli studenti di essere mobili su tutta la città, in tutte le fasce orarie in sicurezza. Questo, per esempio, può essere un suggerimento, no? Per le prossime politiche anche giovanili che riguardano la nostra città. La nostra città che immaginiamo, insomma, vogliate cambiare radicalmente, visto che vi ponete con Damiano Tommasi come alternativa all'amministrazione uscente. Quali sono i punti dove anche lei personalmente, insomma, si sente di poter spendere maggiori energie? Sì, quella che noi vogliamo
ci piace definire come la città del futuro, è una città appunto a vocazione europea, aperta sia appunto agli studenti ma a tutti, anche i giovani imprenditori che possono portare sul territorio un valore aggiunto. Questo chiaramente ci apre un grande capitolo che riguarda anche le partnership con l'università tra il pubblico e il privato, che possono collaborare per avere delle sinergie importanti sul territorio e fare in modo che appunto la città riesca a respirare quest'area europea e che Verona stessa diventi un punto di riferimento anche per altre città non troppo lontane. Altri punti del programma: mobilità sostenibile, comunità energetiche, insomma si cerca anche alla luce di questa crisi internazionale, pensiamo per esempio all'energia che ha alzato i costi in maniera impressionante e ha messo in difficoltà molte famiglie, anche di trovare delle alternative, e come traguardi su questo siete molto attenti. Sì. Assolutamente, la mobilità sostenibile e lo sviluppo in generale sostenibile di Verona e della città è uno dei punti fondamentali di Traguardi e sul quale io stessa ho potuto partecipare anche alla redazione del programma relativo alla parte di Smart City. Ricordiamo che il digitale, in questo l'abbiamo visto anche negli ultimi 2 anni di pandemia, ha giocato un ruolo importantissimo, per cui la città oggi, che ha l'opportunità di scegliere per i prossimi 5 anni, deve appunto investire anche in queste politiche di innovazione, di digitalizzazione e soprattutto di trasparenza, di open data per rendere le informazioni accessibili a tutti i cittadini e cittadine. Si può fare molto anche nell'ambito cultura, no? Assolutamente sì, l'ambito della cultura è un ambito poco visibile oggi in città. Quello che ci piacerebbe è una cultura diffusa nei quartieri, una cultura che possa rendere viva i quartieri e che possa essere quindi protagonista non solo delle classiche stanze, diciamo, culturali della città, ma che possa essere una cultura pervasiva e diffusa su tutto il territorio. Tra l'altro anche il consigliere uscente Tommaso Ferrari dice che attraverso la cultura si possono scongiurare fenomeni un po' preoccupanti come le baby gang, per esempio, che stanno creando anche molte difficoltà nella nostra città di Verona. I giovani vanno coinvolti in momenti aggregativi. Sì, il tema del disagio giovanile e quello che purtroppo vediamo raccontato sulle pagine di giornale oggi, ma non solo, è un tema che va affrontato nella sua interezza come emergenza principalmente educativa, che quindi trova risposta anche in spazi aggregativi e in spazi polifunzionali. Dicevamo prima, biblioteche aperte e accessibili in tutto il territorio, ma non solo, spazi in cui i giovani possano confrontarsi, possano avere anche delle figure di riferimento per il tema dell'educazione, che quindi ci siano anche dei presidi di educazione, possiamo parlare anche di consultori, di luoghi dove appunto ci siano dei riferimenti per i giovani per e nei quali ci sia dialogo, ascolto. Assolutamente, e libertà di espressione. Senta, Damiano Tommasi è riuscito a mettere insieme tutta la coalizione del centro-sinistra. Traguardi ha sposato fin da subito questo candidato, anzi forse siete stati tra i primi a credere in lui. Traguardi si è fatto promotore della candidatura di Damiano Tommasi e con grande orgoglio oggi siamo appunto presenti in coalizione e sosteniamo la sua candidatura per veramente la città del futuro. È una città che fa dei suoi valori e dei suoi principi gli elementi fondanti su cui poi costruire delle politiche collettive. Cosa le piace in particolare di Damiano Tommasi? È una persona estremamente semplice, nel senso che è una persona molto alla mano, ci si riesce a parlare e questo fa di un buon sindaco, quindi un sindaco che abbia principalmente una capacità di ascolto, delle idee chiare e la capacità poi di poterle mettere in pratica per la città. E poi la volontà anche di puntare sull'internazionalizzazione di Verona. Su questo le esperienze passate, diciamo, di Damiano Tommasi possono essere assolutamente un punto di spunto per quelle che possono essere delle best practice da portare in città. Come immagina lei la città del futuro se potessimo disegnare una Verona su misura per Traguardi in generale, ma anche su Martina Liviero? Come la immaginerebbe, come la vorrebbe la città di Verona?
vorrei una città molto più internazionale di oggi, in cui appunto avere esperienze e culture di vario tipo che si mescolano tra loro, e soprattutto una città attenta ai bisogni di tutte le cittadine e i cittadini, quindi per quanto riguarda i temi di parità di genere nelle istituzioni, ma non solo, e anche un sostegno all'imprenditoria giovanile, che quindi possa portare digitale, innovazione, che possa rendere vivibili i quartieri e che possa dare una risposta ai bisogni concreti della città. Concluderei con una ultima battuta proprio sul mondo del digitale. Il web, i social hanno dato la possibilità a tanti di affacciarsi al mondo della comunicazione. C'è tanto affollamento, come si può in qualche modo trovare anche una visibilità, distinguersi all'interno di un mare magnum? Con quali strumenti? Con la qualità? Con la quantità? In che modo si riesce ad emergere, secondo lei? Io penso che la qualità paghi sempre sopra, diciamo, la quantità, non solo nel tema della comunicazione, ma anche appunto per il tema dei consumi e dell'approccio, diciamo, all'ambiente. Nel web è molto grande, però credo che paghi anche la coerenza, qualità e coerenza dei propri valori, perché alla fine traspare ciò che uno è veramente. E allora, grazie per essere stata con noi, in bocca al lupo per il 12 giugno e ci vediamo presto. Grazie mille.